Bene, signore e signori, buonasera e benvenuti anche a questo appuntamento. Questa sera abbiamo un appuntamento particolare, un ospite a me molto caro, l'ho già presentato in altre circostanze, abbiamo avuto modo per poter parlare in convegni, in situazioni formative con il nostro amico di questa sera. Parliamo di un pranoterapeuta, ma di un pranoterapeuta un po' speciale, una persona tra l'altro non soltanto carismatica, ma dotato di una grande carica di umanità e soprattutto di una grande forza pranica, energetica. Parliamo appunto del pranoterapeuta Rodolfo Penna. Tra l'altro in arte o comunque in professione, anche sotto l'aspetto, diciamo così, spirituale, chiamato anche appunto Andrea Penna. Bene, prima di tutto però lanciamo la nostra sigla che ci permetterà di metterci in collegamento con il nostro Andrea e subito dopo la sigla appunto ci rivediamo con il nostro ospite. A tra poco, pochi secondi e state ancora con noi. Grazie. Ecco, ulteriori 30 secondi per il collegamento tecnico. A tra poco. Eccoci qua, buonasera Andrea, buonasera, ci senti e ci vedi? Ciao Andrea. Buonasera, buonasera a tutti, Vittorio. Io mi faccio salutone e volevo dirti che sto ricevendo dei messaggi che non riescono ad entrare. Puoi mandare qualcosa? Non lo so, non riescono a collegarsi. Io ho qui davanti il mio gruppo che sta scrivendo, già 37 persone in pochi secondi che non entrano, dicono non entro. Ok, che provino ancora adesso a rientrare, vediamo un po' se possono. Allora, io vedo qui in collegamento già 38 persone che ci stanno guardando e ci sono già dei messaggi e dei commenti che stanno già scorrendo qui in diretta. Quindi abbiamo appena iniziato, io già vedo Francesco Schiavo, buona serata e buona discussione. Ciao Francesco. Carla Fra, Elisabetta Gianola o Gianola, ciao Andrea, Simone, ciao, buonasera Vittorio, buonasera Andrea, Patrizia Zambiasi, buonasera. Aspettiamo magari ancora qualche minuto, vediamo se magari l'affollamento della linea non permette a tutti di entrare nello stesso momento e a mano i nostri amici ci si collegheranno. Ecco, io vedo Certo. ancora altre persone che stanno collegando, Katia Cemin, buonasera, Cristina Gandolfi, buonasera. Tu vedi nulla? Sì, no, io sto guardando che si stanno collegando. Vedo da qua che mandano i messaggi. Ecco, vedi, ti faccio vedere in diretta i messaggi anche in schermata. Comunque Ah, tu perfetto. dammi informazione, comunicami Io se adesso ci sto sei. mandando dei messaggi mentre parlo con te perché ho qui il telefonino. Ah, Che beh, certo. riprovino, sto chiedendo che riprovino. Sì, queste ragazze le conosco, Ecco, le sto io vedo ancora guardando. che ci sono collegamenti, oltre che sia Gandolfi, Marina Sesuru. Ecco qua, quindi vedi, praticamente sì, si stanno muovendo un po' tutti, eccoli. Sì, Sì, vedo che mi salutano. Ciao Andrea. probabilmente c'è stato un Ciao intasamento iniziale di persone che sono collegate. Comunque vedo Andrea. 57 persone in diretta, quindi andiamo avanti. Ecco, Allora vediamo. sì. Allora, per entrare, qua mi Abbiamo il mio amico scrivono. Petra. Ecco, intanto poi ciao Vittorio, Andrea, ciao Petra e altri Sì, eccolo ancora, qui. Marta. Ciao Petra, eccolo qui. Qui c'è anche scritto, Emiliano sta rispondendo a quelli che non riescono a entrare, quindi è già tutto a Ok. posto.
Perfetto, benissimo. Beh, probabilmente ci vuole un attimo di Alessandra pazienza. Scattà, guardate la nostra Alessandra Scattà, guarda qua, ciao creatura, ho Ciao visto la Alessandra. nostra Alessandra, buona serata. Esatto, poi vediamo ancora altri, grazie a Lucchetta. Beh, sono veramente tanti, questo mi fa piacere. Vuol dire, Andrea, che sei seguito con un grandissimo affetto, oltre che grande stima, professionale. Sì, si Fa piacere. stanno collegando, danno conferma, vedi, sì, si stanno collegando. Grazie Marzia, grazie, grazie della tua informazione. E poi, vabbè, la nostra piattaforma che ci saluta e ci dice che appunto è tutto ok. Marta Yoga Marquesan. Beh, questi suppongo che li conoscerai, molti di questi, suppongo, Sì, li sto giusto? guardando, ne conosco moltissimi, sì. C'è Ecco, anche il andiamo avanti. monaco, Paola, ciao da Mazinga. A questo punto, Andrea, presentarti devo dire, presentarti è anche superfluo per certi. Ti conoscono tutti, qui ormai sei una star, e soprattutto l'affetto con cui ti circondano i tuoi Sì, amici, perché le sì, ogni mattina mi sono inventato di mettere dei video per raccogliere un po', sai, di impressioni e tenere le energie alte, tutto quello che riguarda, insomma, il periodo. Cioè, quindi cerco di togliere da loro un sorriso e di regalare un po' di emozioni. Quindi mi sono messo, quindi tutti aspettano che io faccia dei video per un po' per tenerli su di morale, ecco, raccontare un po' i fatti, un po' di cronaca spirituale, diciamo, ecco. Sì, infatti devo dire che i tuoi video sono molto veramente comici, simpatici. In questo momento, insomma, quest'ultimo anno, noi adesso è un po' che non ci vediamo, anche io e te, proprio personalmente, fisicamente, è un po' che non ci vediamo perché questo lockdown ci ha bloccato nei nostri contatti, diciamo, dei viso, incontrarci. Però ci siamo sentiti spessissimo, siamo in contatto telefonico. E abbiamo anche commentato, insomma, questo periodo di grande disagio e anche di grande sofferenza a cui tutti noi siamo stati sottoposti. È stato un anno 2020 veramente difficile, difficile. E i tuoi video certamente hanno dato molto conforto, perché comunque ho notato, oltre che una grande vena ironica, metterti in discussione, nel prenderti in giro, nello scherzare con te stesso, per far arrivare simpatia e calore alle persone a casa. Questo è stato veramente molto apprezzato. Io te l'ho detto sempre, ho detto guarda, fai bene perché in questo momento c'è bisogno di leggerezza, c'è bisogno di vitalità, c'è bisogno di spritz, quelli che non riusciamo a prendere andando a fare gli aperitivi in giro. Almeno riesci a darceli tu con la tua vena ironica. E di Questo questo fa ti parte del mio ringrazio. carattere. Ascolta, Andrea, per chi non ti conosce, vogliamo dire due parole, cioè come nasce Andrea? Che poi il tuo nome Andrea è un fatto particolarmente singolare, insomma, tu ti chiami all'anagrafe Rodolfo, il tuo cognome è Penna, però tutti ti conoscono per Andrea e tu ti proponi come Andrea. Perché Andrea? Perché tu nasci come una persona, un uomo qualunque, a un certo punto c'è un episodio che ti cambia la vita e da cui poi si succede questa situazione. Il mio nome, insomma, da uomo, diciamo, libero da quello, un modo di dire, libero dagli eventi, dalla mia vita di prima, e l'ho preso dopo quello che mi è successo, dopo un incidente particolare, dove io mi sono visto la morte in faccia e praticamente, clinicamente, insomma, è stato verificato, è stato anche aggiornato nei giornali, quindi parliamo di 28 a 27 anni fa. La mia morte c'è stata veramente, quindi il mio cambiamento di vita l'ho seguito dopo con delle cose che mi sono successe. E quindi il nome Andrea ha una storia, una bellissima storia, perché riguarda una persona che ora non c'è più e io ho preso il suo nome, lui mi ha regalato il suo nome, quindi per me è stata una nuova identità e una nuova vita da poter raccontare poi al mondo, alle persone che sono circondato, alle persone con cui condivido queste mie esperienze bellissime. È molto bella questa storia, una storia da cui poi nasce tutto il tuo futuro anche professionale. Da quel momento ti sei aperto ad una nuova, diciamo un Rodolfo 2, c'è stato un cambiamento radicale. A un certo punto ti sei sentito spinto da una grande forza spirituale che tuttora ti accompagna e
e da lì è nato il tuo percorso di pranoterapeuta, giusto? Sì. Sì, perfetto. Qualche volta dissento un po' con la voce metallica, ma poi il senso alla fine, casomai ripeti qualcosa perché Va adesso ho bene. sentito cosa hai detto, quindi adesso sento, adesso che stai parlando, qualche volta può succedere perché quando ci sono troppe interferenze, sì, mi sono sentito con questa spinta spirituale, dove io adesso la uso per aiutare le persone, in situazioni veramente particolari. Raccontando un po' l'episodio, io lavoravo a Venezia. Ho avuto questo grande incidente a Mogliano e mi sono trovato schiantato con questo masolone che avevo decapotato allora, era estate, io facevo il cameriere, mi sono trovato schiantato contro un albero perché ho evitato un camion che mi stava investendo, perché io avevo preso sonno, quindi ho percorso l'altra corsia, la corsia di sinistra. Quando ho aperto gli occhi mi sono visto la morte in faccia, ma per me era finita. E quindi ho dovuto strezzare tutto quello che mi sentivo di fare. Ho preso un platano e c'è stata la seconda morte, ecco, ma quella vera che Certo. la cosa particolare che posso dire è quando c'è stato l'impatto non ho sofferto. È talmente l'impatto è stato violento che il mio corpo è stato talmente devastato. Che il mio cervello è andato in tilt e quindi non mi ha dato la consapevolezza del disturbo fisico, della paura, dell'angoscia, capito? Certo. Quello che mi ha dato l'angoscia, il terrore, è stato praticamente quando io mi sono visto fuori dal corpo, che vedevo che portavano via il mio corpo, che lo caricavano in un'ambulanza e che lo portavano a Treviso. E lì Quindi non tu mi. ti vedevi praticamente, scusa se ti interrompo, tu ti vedevi dall'alto, dall'esterno del tuo corpo praticamente. Sentivo e vedevo, quindi sentivo le persone che urlavano, che piangevano, sta morendo, è morto, ma ero ricoperto di sangue perché io sono sbalzato fuori. Per fortuna che la macchina era aperta perché era caldo, a luna di notte, quando torni da Venezia, ubriaco, magari avevo anche fumato, chissà cosa avevo fatto, non mi ricordo più nulla. E quindi è stato tutto un insieme, un cocktail di cose che fai quando sei giovane. E questo qui mi ha portato alla distruzione, insomma, ecco, del veicolo e di me stesso e della mia nuova vita. Quanti anni avevi, Andrea, quando è successo questo 19 episodio? anni, 19 anni, avevo appena 19, 20 anni, to, 19, 20 Quindi anni. praticamente stiamo parlando di 40 anni fa, più o meno 40 anni, più o meno 40 anni fa. E quindi ti hanno portato in ospedale e ti hanno dato clinicamente morto. Sì, proprio ero morto perché la cosa assurda che ricordo è che io non sentivo male, quindi mi vedevo, seguivo il mio corpo praticamente, no? Quindi dopo ho capito con gli anni che abbiamo un cordone ombelicale invisibile che ci unisce, che ci tiene legato perché noi tante volte possiamo uscire dal nostro corpo. Quindi queste cose poi le ho studiate, le ho praticate e sono anche nei miei corsi, che poi vi spiegherò. E quindi sentivo quando chiamavano i miei genitori, però la cosa stupefacente era quando io pensavo di vedere i miei genitori o percepivo la voce, in poche migliaia di secondi ero già lì. Mi spostavo velocemente, tempo e spazio non esisteva. Quindi vedevo e sentivo nello stesso momento, una cosa è indescrivibile. Quindi sentivo la loro sensazione di qualcosa di negativo perché piangevo, ma non capivo perché non stavo bene io, quindi non capivo perché loro piangevano, capito? Quando hanno chiesto gli organi, Certo. lì mi sono stupito perché, ma come mi chiedono gli organi che io sto bene? Cioè, perché dovevano dare via gli occhi, mi ricordo, un rene, mi prendevo perché un rene era distrutto e dopo parlavano di un impianto proprio epatico, hai capito? Quindi dovevo togliere e quindi chiedevano il consenso ai miei genitori. E io mi dico, ma cosa mi tolgono? Ma cosa mi fanno che io sto bene? Capito? L'assurdo era questo. Ecco, puoi raccontare anche quell'episodio del medico che aveva perso la penna? E che a un certo punto la sua Bic, la sua penna, e che tu poi, una volta che hai avuto la possibilità di poter interagire con coloro che ti avevano soccorso, hai anche visto dove la penna era andata a finire, e quindi gli hai indicato la penna a quel Sì, medico. quando loro mi hanno tirato fuori da tipo un loculo che mi hanno messo per poi praticamente farmi gli interventi, perché il cefalogramma era piatto, quindi per loro c'era proprio la morte, no? Quando mi hanno tirato Certo. fuori, che mi hanno scoperto un attimo, perché mi hanno messo una temperatura che dopo mi sono informato, insomma, ecco, perché
non capivo cosa mi stava succedendo. Quando mi hanno tirato fuori, io mi sono alzato. Quando loro mi hanno tolto il lenzuolo, mi ricordo che io non mi sono sentito proprio dentro al mio corpo, e quindi da lì è scoppiato l'inferno, perché ho aperto gli occhi e ho parlato. E quando io ho parlato, due infermiere sono svenute alla mia destra e il medico cercava la penna. Io gli ho detto che la penna era sotto praticamente la sua scrivania, perché l'aveva persa lì, ma io l'avevo già vista prima. E quindi è rimasto scioccato di questo evento. E queste due frasi che ho detto poi sono state messe anche nei giornali, sono state messe pubblicate, perché la cosa era un po' incredibile. E poi sono svenuto di nuovo, perché hai capito, il dolore era tanto, e poi hai capito. E quindi mi hanno sempre aperto, ma non mi hanno tolto niente. Tu porti addosso le cicatrici di questo terribile evento? No, più di 80-90 punti dalla parte pelvica fino allo sterno qui. Ecco, quindi questo è un polmone leso, la milza è scoppiata, un polmone era quasi scoppiato, quindi sanguinavo dappertutto. Hanno tirato fuori tutto l'intestino, tutti 8-10 metri, hanno messo nel bancone per poter lavorare meglio. Sì, beh, questo tu in una maniera così, devo dire, serena, disinvolta, ormai ovviamente è un fatto per te non soltanto metabolizzato, ma è anzi la tua caratteristica, la tua peculiarità e soprattutto la tua grande forza che da quel momento hai avuto, da cui attingi da ormai da oltre 40 anni per svolgere quello poi che stai svolgendo, e adesso ne parleremo tra poco. Però poi da lì in poi hai cominciato ad indagare su te stesso, perché c'è un Andrea infermo, post, diciamo, convalescente, duramente convalescente dopo un incidente terribile ed una situazione che ti ha devastato nel corpo e anche nella mente, perché eri distrutto completamente. Tu praticamente hai vissuto un'esperienza, possiamo dire, di premorte o di morte già avvenuta, comunque una situazione veramente drammatica e totale, per cui a un certo punto invece ti sei ritrovato vivo. E ti sei ritrovato in ospedale per poi andare a casa e vivere tutta la tua ripresa, tutta la tua convalescenza. Raccontaci di quel periodo brevemente. È stato, sì, ti racconto che è stato molto molto duro, anche perché una volta usavano le graffette, ti graffettavano, e quindi non c'erano tutte le cose che c'erano adesso, quindi ti puoi immaginare. Quando mi vedevo pensavo di essere Frankenstein, anzi secondo me Frankenstein l'avevano ridotto meglio. E quindi i disturbi erano eccessivi. Quando mi alzavo, che mi scappava la BP, c'era mia madre che impazziva perché non sapeva cosa fare, che piangevo dalle botte che ho preso, perché fai conto che trauma che ha subito il mio corpo, che schiacciamento, che allungamento, quindi scapole rotte, non potevo, sai, quando hai una costola rotta, io le avevo tutte rotte, non puoi neanche sorridere, e quindi non potevo fare niente, ero immobilizzato a letto. E quindi è stata per me una prova, e però quello nel frangente, quando mi trovavo quei pochi spazi di consapevolezza, pensavo ancora a quello che mi era successo, perché pensavo che fosse un sogno, però ricordavo nella mia testa, ricordavo che io non ero morto, che io ho visto qualcosa. Io vedevo queste cose qua che prima ho raccontato, quindi i medici, mia mamma, e non capivo perché, però le avevo vissute di prima persona. E quindi per me, mi stavo indagando, mi stavo conoscendo, perché io ero una persona nuova, sono diventato una persona nuova. E quindi anche dentro di me il mio istinto che avevo di animale, perché prima ero veramente un animale, quindi ero una persona che proprio ero l'impulso del voglio fare, non credo a nessuno, non mi interessa di nessuno, egoista, altruista, le peggior qualità l'avevo io. In questo frangente qua avevo già cambiato tutto, non ero più io, quindi addirittura mi ricordo che la mattina pregavo, hai capito? E non mi è mai successo a me. Una rivoluzione, una nuova persona. Una rivoluzione. Io non potevo, non ho mai creduto e non ho mai pregato, quindi hai capito, ero un anti chiesa, un anti tutto, un anti personaggio che non vuole saperne che esiste qualcos'altro, capito? E mi sono trovato che alla mattina pregavo. E a un certo punto, sentendo
E a un certo punto, sentendo Claudio Baglioni alla radio, sentendo Io avevo le cassette, avevo un registratore dove ascoltavo per rilassarmi, ascoltavo questo Claudio Baglioni, ero molto romantico a quei tempi là. Quindi quello mi è rimasto. E quindi ascoltavo questa cassetta come tutte le sere. E il fatto straordinario che mi ha molto condizionato, perché mia madre mi portò dai psichiatri per un bel periodo, è che a un certo punto Claudio Baglioni ha smesso di cantare come per magia ed è subentrata un'altra voce pazzesca, una voce molto rauca, una voce che io facevo fatica a capire, perché è una voce che sembrava un'altra lingua. Poi piano piano ha cominciato a farsi capire, forse ha capito che non potevo ascoltarlo. E quindi questa voce che sembrava un francese, un tedesco, adesso non ho ricordi, piano piano ha cominciato a dirmi, io con una voce un po' tetra, un po' cupa, una voce rauca, come io sarò il tuo futuro. Cioè parlava, capito? Ti ho fatto un po' l'esempio, no? Sì, certo. E quindi questa voce mi indicava che io dovevo fare qualcosa, dovevo rimediare al mio passato. Tramite lui, tramite questa voce, no? Che non sapevo cos'era una voce, cos'era uno spirito, un'entità, un fantasma, non sapevo niente. Per me, io ero terrorizzato solo perché non capivo come Baglioni potesse dirmi certe cose. Hai capito? certo. Quindi riprova, rimetti la cassetta, riprovi, spegni, fai e spegni. Quindi sentivo sempre, ogni tanto si collegava, come se lui entrasse, hai capito? E quindi una sera mi indicò di prendere la macchina, ancora con le graffette su, ero in pigiama, di prendere la macchina, loro di là non possono capire che io non potevo fare queste cose, però io dovevo farle. Quindi dopo diversi mesi che già potevo alzarmi un po' e camminare piano piano, goffeggiando, perché ero molto goffo, ero molto, molto dolorante sempre, mi ricordo avevo la 112 Abarth, sai che dentro c'è il mangia cassette, una volta si usava il mangia. Quindi ai nostri tempi sì, e quindi io mi sono portato via la cassetta, perché adesso se non mi parla dove cavolo vado, dove vado, cosa faccio? E quindi ho messo la cassetta con la speranza che dopo lui mi parlasse ancora, perché era un modo per comunicare quando non sapevo che lui veramente magari mi parlava nella mia testa dopo, no? Certo. Quindi quello è diventato un altro problema. E quindi mentre salivo in macchina piano piano dolorante in pigiama, mi ha detto: prendi un forbicione, sai quei forbicioni verdi che vai a buscare l'erba, quelli là che tagli i rami, quelli grandi, certo. quelli con manico di legno, quelli grandi, ma sono enormi, io ho preso uno di quelli e l'ho appoggiato nel sedile, sapendo di rischiare l'infermità mentale, perché se mi ferma la polizia senza patente alle 4 di notte, 4 di mattina, è tutto graffettato, tutto. Ma che cazzo vai a dire te a una persona che ti ferma? Cosa gli dici? Io vado a fare le spese, vado al mare con una roba lì così. Per fortuna, o già lui sapeva, o si sapeva che non succedeva nulla, mi ha detto: aspetta qua e vedrai. A un certo punto, terrorizzato, spengo i fanali della macchina, mi metto in una piazzola e vedo delle luci arrivare da lontano. E queste luci poi vanno a schiantarsi a 10 metri da dove ero io, in un'abitazione. Il botto è stato talmente tremendo che ho visto dei corpi che partivano fuori dai finestrini, dai vetri. Quindi erano 4-5 persone dentro, di cui una sola è rimasta viva, quella che era dalla parte del guidatore. Però c'era un problema, perché stava per morire, quindi moriva soffocata con la cintura. Nessun essere umano con la cintura incastrata può staccare la cintura con le mani. Ho capito il forbicione cosa mi serviva, e quindi l'ho tranciato, sono andato lì piano piano goffeggiato, perché un morto l'ho visto andare in canale, quindi uno se non era morto è morto annegato, perché ho visto proprio cadere le persone fuori dalla botta, due sono uscite sul parabrezza davanti, capito? Una sola si è salvata, e quella che si è salvata l'ho salvata io. Quindi dopo la mia vita è stata di certo tipo di salvataggi, hai capito? Però torno a casa alle 5 di mattina con mia madre sul cancello, me la trovo lì con i carabinieri, hai capito? Cosa potevo dire io? Mi hanno ricoverato in psichiatria. Certo.
Quindi sono andato all'ospedale da casa, sono passato alla villa con Napoleon, che abbiamo una villa noi, dove praticamente portano le persone che hanno dei problemi. In quel momento lì io ero giustificato che non ero normale, perché non potevo raccontare quello che mi era successo, specialmente a mia madre, che mi avrebbe ammazzato lì sul posto. Quindi i carabinieri poi hanno parlato con mia madre e sono stato proprio ricoverato, messo, hai capito? Quindi ho dovuto subire anche queste avversità della vita, capito? E per parecchio tempo. E la mia paura è di raccontare sempre quello che mi era successo. Beh, c'è da dire che queste hanno fatto parte comunque della tua raccolta, delle tue testimonianze, lo hai detto in televisione tantissimi anni fa, già la tua storia è nota, addirittura a personalità, capi di Stato, al Papa, tu hai avuto l'onore anche di essere stato ricevuto da Giovanni Paolo II, che conosce bene la tua storia e conosce bene poi quello che da lì ti ha guidato per essere poi un pranoterapeuta sui generis, nel senso che tu hai delle doti, delle capacità molto molto più ampie rispetto a quelle che sono riconducibili o sintetizzabili nel termine pranoterapeuta. Praticamente tu, oggi, cosa sei, Andrea? Io oggi sono Andrea con un nuovo volto, una nuova vita, una nuova identità. La mia identità però adesso si sviluppa in quello che può essere aiutare le persone, in quello che può essere che dove magari non ci arriva la scienza, bisogna anche capire che c'è l'energia che può dare dei risultati diversi da quello che può essere scientificamente provato, no? Quindi adesso mi sento pronto per poter anche far vedere che esistono cose veramente incredibili, che quello che noi possiamo riuscire a fare con l'energia, le guarigioni, queste cose qua. E io adesso, Andrea, scusa se ti interrompo, siccome c'è Elisabetta Gianola o Gianola che ci manda un messaggio dicendo: il tuo libro Una luce per l'anima è stabile sul mio comodino e se sono in ansia o sto male fisicamente lo metto sotto il cuscino e tutto passa. Sì, posso dire che queste persone sono persone che mi conoscono, quindi sanno il rapporto che io e sanno che ogni cosa che io tocco, che io do, è caricata dalla mia energia, è come se ci fosse una parte di me dentro il libro. Quindi realmente può fare questo. Sono migliaia di persone che mi hanno chiamato, che hanno avuto delle sensazioni particolari avendo il mio libro a casa, proprio vivono col mio libro e non lo danno per nessun motivo, nessuno, talmente orgogliosi di averlo e gelosi perché sanno che gli può essere utile. Non fa miracoli, ma aiuta con delle forze positive la persona, perché c'è dell'energia in tutto quello che noi facciamo e tocchiamo. Tu infatti parli praticamente che c'è una sorta di transfer tra te e la persona che entra in contatto con te, tra la persona che viene in contatto con te attraverso la presenza nel tuo studio, piuttosto che la incontri fuori casualmente, piuttosto che ti contatti anche telefonicamente. Certo. Praticamente tu riesci a stabilire un contatto energetico. Per cui queste persone hanno attraverso questo contatto un beneficio, quindi superano i disagi. Perfetto. Tu questo riesci poi tra l'altro a indurlo mediante questa forza pranica che ti appartiene e che è tua praticamente, ma perché probabilmente da come tu lo racconti, io dico probabilmente per usare un termine che come intervistatore mi corre l'obbligo, no? Per indagare un po' il fenomeno Andrea Penna, perché probabilmente tu sei in contatto con un'entità, con una guida spirituale, che da quell'incidente, successivamente a quell'incidente, da quel momento ti è vicina e ti guida a questo genere di esperienza che stai sviluppando e a cui rendi partecipi poi gli altri attraverso questi gesti. A tutti, rendo partecipi tutti e quindi... anche perché a me piace rendere partecipi le persone, perché vedono con i loro occhi, sentono con il loro istinto, sentono con le loro orecchie, vedono con i loro occhi, quindi toccano di persona quello che io riesco a trasmettere. E questo per me è importantissimo. Per me toccare un libro, toccare qualcosa che io ho nello studio, toccare la persona è dare una parte di me, ma una parte di me che ti rimarrà per sempre, anche perché questa parte di me va a modificare la tua energia.
andando a modificare la tua energia, tu cambi. Io riesco a cambiare delle persone, non faccio miracoli, però riesco a dare qualcosa di nuovo che le fa veramente scoprire, scoprono addirittura se stesse, anche se hanno 70 anni, 80 anni, si riscoprono, quindi do una luce, arrivo proprio a contatto con la loro anima. Bene, qui c'è un messaggio di Patricia Zambiasi che dice: Andrea, il tuo libro è sempre con me, grazie a te e ad Emiliano per tutto quello che state facendo per me. Questo è il libro di Andrea Penna, Una luce per l'anima, è un libro che già ha diversi anni che è stato pubblicato, noi insieme lo abbiamo presentato più volte in diversi posti di fronte a platee immense di persone che ti hanno seguito, che prima non ti conoscevano, persone che ti conoscevano, e con l'occasione che tu ti sposti, ti dislochi in diversi luoghi, raggiungi anche le persone che ti seguono vicino a casa loro. E in quella circostanza io devo dire la verità, ho sempre visto una partecipazione molto calda, affettuosa, seria, competente, perché partecipano anche medici nella tua platea, ci sono medici, ci sono persone del mondo sanitario, ci sono infermieri, ci sono avvocati, ci sono anche gente magari meno dotata anche intellettualmente di conoscenze praniche o del settore. Dove però vedo sempre, riscontro sempre una grande unanimità di consensi rispetto alla tua opera e alla tua così professione. Devo dire che oggi quello che ci interessa affrontare pure è come tu sviluppi la tua attività, dove la sviluppi, perché proprio da questo messaggio di Patrizia Zambiasi vedo che c'è un ringraziamento anche ad Emiliano, e io so che tu hai una squadra nutrita di collaboratori, perché ricevi oggi nel tuo studio a Preganziol ormai dal lontano 2004, se non ricordo male come data. E lì dentro hai praticamente la tua astronave, cioè hai il tuo modo per poter iniziare a viaggiare in questo viaggio energetico. Raccontaci un po' cosa avviene nel tuo studio. Praticamente nel mio studio è la mia seconda casa, è come dire la mia seconda moglie, perché mi sento talmente vicino a tutte e due le cose che mi fanno star bene, dove vivi bene, dove stai in armonia con tutto, e io a casa con la mia famiglia e nel mio studio. Quindi ho portato Emiliano a delle conoscenze, a delle tecniche che io gli ho insegnato per molto tempo, che adesso lui poi negli anni ha sviluppato, perché sono parecchi anni che lavora con me, e che adesso è diventato un collaboratore che mi dà una mano ed è molto bravo. Quindi quando io do in mano una persona, perché il problema è dare in mano una persona a un'altra persona che non sono io, non è facile per la persona accettare un altro individuo, quindi ho dovuto sacrificare molto tempo per far capire alle persone che c'è qualcuno che può, anche non dico sostituirmi, ma può dare un aiuto anche a me, oltre che a dare un aiuto alla persona, insegnando delle tecniche importanti, cui le andiamo a sviluppare nello studio. Ho Cristina, che è una bravissima segretaria, perché ci organizza un po' tutta la vita dentro lì, mia moglie da un'altra parte fuori, quindi sono seguito da persone veramente che mi hanno aiutato. Nei corsi precedentemente ho conosciuto Alessandra, un vulcano di esperienza, che ho condiviso un bellissimo anno, qualche anno molto bello, e che dopo questo Covid ci ha un po' diviso un po' tutti, e quindi nel mio studio sono aiutato da queste persone. Qui leggo un messaggio di Enrico Lodi: Andrea, mi ha ridato la luce e mi ha fatto rinascere. Ne vedo tanti altri, voi li state vedendo, stanno scorrendo probabilmente nella vostra videata. E vedo questo che, per esempio, mi piacerebbe affrontare un attimo con te. Ricorderò sempre il tuo incontro con il mio papà. Senza averlo mai visto, hai visto il suo problema e gli hai dato tanta forza e fiducia. È ridotto il problema, sempre riconoscente. Ecco, tu praticamente nel tuo studio riesci in qualche modo ad entrare, oltre che in contatto con le persone, a vedere oltre quello che il corpo racconta. Cioè, io ho un contatto spirituale con l'anima della persona, quindi io faccio una lettura, è come un libro, io sfoglio questo libro, entro dentro il libro e mi fermo dove vedo il problema. E quindi problemi a sfogliare una persona ce ne sono centinaia, migliaia, ma ci sono delle cose che puoi toccare e delle cose che non puoi toccare. Quelle che io posso toccare a livello energetico
a livello di lettura, gli devo dire, quindi spiego a loro la loro storia, chi sono, cosa hanno avuto, cosa hanno i genitori, riesco ad entrare un po' nella lettura addirittura della famiglia, quindi riesco a portare dei suggerimenti, quindi portami il papà perché mi sento che abbia questa carenza di questa cosa, guarda, fammi parlare perché tuo papà ha passato un periodo, cioè faccio capire alle persone che io posso accedere anche ad altri spazi energetici, oltre che a quello fisico. È veramente singolare. Posso dire soltanto singolare, perché poi, tra l'altro, io ho l'abitudine ogni volta, prima di intervistare le persone, o comunque prima di affrontare un argomento che sia di natura spirituale o che sia di natura artistica, perché io comunque sono un curatore artistico e mi occupo di arte, e tu sai che ti ho sempre definito un artista, nel senso che tu riesci a sentire oltre a quello che la realtà ci permette di acquisire razionalmente. Quindi, come tutti gli artisti che sono dotati di una chiave di lettura dell'inconscio, tu sei chiave di lettura dell'inconscio prima di tutto, e poi lo metti a disposizione degli altri con questa tua grande generosità. Qui vedo anche un altro messaggio di Maria Cecilia Rizzato: sempre sarò grata, sempre sarai nel mio cuore. E una domanda, Andrea, tu adesso praticamente in questa opera di divulgazione, cioè intanto di metterti a disposizione delle persone, fai anche una importante opera di divulgazione, e quindi organizzi dei corsi, corsi di risveglio sensoriale. Riesci a darci in sintesi una descrizione di quello che fai? Io penso che tutti noi abbiamo qualcosa da dare, ce l'abbiamo dentro, chi ce l'ha nascosto, chi non ci fa caso, chi non sa di averlo, però adesso io vedo che in questi ultimi anni la popolazione, le persone ci stanno tutti quanti svegliando un po' di più e cominciano a capire che esistono altre cose che oltre la medicina, oltre il medico che servirà sempre, oltre l'ospedale, oltre quello che ci hanno messo in testa, no? E quindi che sono sempre persone che io stimo e che ci lavoro, perché ognuno fa il suo, però vedo che l'energia, la spiritualità si sta aprendo in queste persone, quindi stiamo entrando in un mondo nuovo, e quindi io sto preparando queste persone per questo mondo, quindi do la consapevolezza di scoprire se stessi e di far capire che tutti abbiamo dei doni. C'è chi ha il dono della pranoterapia, c'è il dono chi ha il dono della chiaroveggenza, c'è il dono della bilocazione, sono persone che si staccano dal corpo e sono terrorizzate perché non sanno, però mi raccontano che vanno in giro, che fanno viaggi, ma poverini non lo sanno, quindi vengono da me per scoprire se stessi. Sono persone che mi parlano di sogni, di cose particolari, di eventi successi, e io siccome che non posso stare in studio a spiegargli queste cose, ho creato dei corsi miei personali che praticamente dove do delle direzioni, cioè oggi facciamo la lettura della mente, il potere della mente, oggi si fa la scrittura automatica, insegno come la penna si attacca, come si può entrare in un altro mondo, in un'altra dimensione, come si fa a usare il conscio, come si fa a togliere l'inconscio, cos'è la pranoterapia. Quindi do delle direttive a queste persone che loro possono scegliere quello che loro si sentono di fare, perché qualcosa ce l'hanno già dentro, quindi dando delle disposizioni di tante cose che facciamo, una persona si sente attratta più o meno da uno di questi corsi, che non è una cosa che deve essere partecipe a tutti i corsi, uno deve essere quello che si sente che lui è, e quindi io dopo cosa faccio? Tiro fuori tutta questa cosa, gliela restituisco, gliela faccio leggere e gli faccio capire perché lui è venuto, niente, nulla è a caso, perché oggi sei qua a fare il mio corso di radiestesia, ad esempio, perché tu sei un radiestesista e non lo sai di essere, e gli spiego perché lui cos'è la radiestesia, perché lui è qui, gli faccio capire che tutti siamo legati da un filo invisibile che nessuno vede, però tutti, in tutto il mondo, noi possiamo conoscerci, o la fatalità o il destino, andare in un posto, conoscerci, non è mai niente a caso, basta tirare questo filo, io li tiro perché li vedo, quindi attiro le persone che io ho bisogno di aiutare, di salvare o di far capire qual è veramente la loro destinazione per il prossimo, per questa vita e quella futura, hai capito? Quindi sì. Si va a toccare questi fili. Ma tu dici, Andrea, quindi tutti siamo in condizione di trasmettere energia, tutti quanti? Tutti quanti, chi più chi meno, tutti abbiamo qualcosa, tutti abbiamo dentro delle doti.
Cioè, noi siamo dei grandi, noi siamo un'esplosione di energia. Quindi tu dici basterebbe mettere in circolo questa energia, difatti tu nei tuoi corsi non fai corsi individuali, fai corsi collettivi proprio perché ritieni che questo gruppo che si viene a costituire è un gruppo che poi energeticamente diventa potente per poter, attraverso la legge dell'attrazione e dello scambio, generare energia l'uno con l'altro e diventare un gruppo di grande scambio pranico. Sì. Molto bene, molto bene. È proprio così. Ascolta, Andrea, vogliono qualcosa, dimmi. Sì, dimmi pure, vai avanti. No, che tutti hanno qualcosa, quindi io porto fuori il loro dono, lo porto fuori, quindi mi metto in contatto con la loro anima, e la loro anima si apre e mi parla, e io racconto a loro la loro vita, cosa devono fare, perché sono qui, e gli faccio capire cos'è la legge dell'attrazione, attrarre cose positive, quando si attraggono le cose negative cosa succede, quindi do un'informazione di cosa devono affrontare per vivere bene. Io qui leggo, qui sul telefonino, la foto di un dépliant che tu hai distribuito, di una lista in pratica di attività che tu hai seguito nel tuo corso. Primo incontro, sì. La pranoterapia secondo il metodo Andrea Penna. Sì. Cos'è il metodo Andrea Penna? Praticamente da che cosa Andrea Penna si differenzia rispetto agli altri? Perché l'energia che la mia energia è un'energia molto molto forte, per quello che io sento che la gente mi dice, no? E anche per quello che i risultati che noi vediamo, no? Che sono veramente abbastanza importanti. E perché metodo Andrea? Perché il mio metodo è unico, perché è un metodo che io ho archiviato negli anni, che me lo sono messo via, tutte le mie esperienze le ho messe come in un database che è la mia testa, le ho messe lì, ogni esperienza fatta fisica, spirituale, in giro per il mondo, e quindi ho portato a casa un bagaglio talmente enorme di esperienze che è il mio metodo di lavorare l'energia, perché non ho mai chiesto a nessuno, non ho mai avuto la fortuna di avere un maestro. Loro ce l'hanno un maestro, che sono io vivo e sanno dove sono, sanno dove abito, sanno cosa faccio, sono a contatto 24 su 24. Quindi questa è una grande fortuna per loro, io non ho avuto questa fortuna. E quindi trasmetto a loro tutto quello che io so, la mia conoscenza sulla spiritualità, la pranoterapia e tutte le cose che io so. E trasmetto a queste persone, a quelle che si meritano anche di essere compensate per quello che loro sono. C'è un messaggio di Letizia Lanaro o Lanaro. Tra i grandi talenti di Andrea c'è quello dell'ubiquità, che ho avuto la conferma con mio padre morente. Andrea è immenso. Leggiamo anche il messaggio di Flori Caganea. Grazie Andrea, mi hai cambiato la vita, grazie. Abbiamo anche Cristina Gandolfi che dice: il Reiki potrebbe essere un inizio per capire l'energia che ognuno ha dentro di sé. Tu che dici? E va benissimo anche il Reiki. È un'altra energia, ma è sempre un'energia universale. Stefania Marello dice: grazie ad Andrea, il mio cuore inizia a stare meglio. Quanta pazienza hai, Andrea. Grazie. E ancora Liliana Bartolini: noi ti ringraziamo per essere la nostra guida e di portarci a conoscenza delle tue tecniche. Beh, Andrea, cosa devo dire? Io chiaramente di fronte a queste testimonianze lanciate con il cuore qui su Facebook, su una piattaforma nuovamente, mi sento quasi, come posso dire, non soltanto contento nei tuoi confronti, ma anche in imbarazzo per leggere delle cose che purtroppo sono sfortune che capitano alle persone da un punto di vista fisico, da un punto di vista così, chiamiamolo, energetico. Però testimoniano la tua grande dedizione, la tua grande presenza in queste situazioni quando le persone ti chiedono aiuto. E questo volume, Una luce per l'anima, di cui stiamo parlando stasera, non è altro che un elemento, che, come tu hai detto, energetico, quindi diciamo di collegamento con te, perché chi ha il tuo libro, anzi tu poi ti raccomandi sempre di non prestare e di non regalare i tuoi libri a nessuno, cioè gli altri non devono comportarsi in questa maniera perché è talmente personale che quindi non deve essere dato, perché c'è la mia energia non può essere distribuita a tutti, la mia energia è per quella persona.
e rimane per quella persona nella loro famiglia. Quindi se loro mi scambiano il libro, io non so più cosa fare. La mia energia non è una energia visiva, perché il libro è lì, ma se è lì c'è un contatto con me. Se loro lo danno a un'altra persona, io non sono più in grado di aiutarli. Ecco, in questo caso si innesta la domanda che ti pone Flavio Olivieri: ma è necessario allora essere in presenza, o è sufficiente avere qualcosa di tuo per poterti sentire? È sufficiente avere qualcosa di mio. Ok. Basta avere qualcosa di mio, ma un cuscino, un libro, una penna, una qualcosa che io tocco. Ok. Ok. Ascolta, io vado avanti con la lettura dei tuoi corsi, cioè i contenuti che tu insegni nei tuoi corsi. Come sviluppare le nostre capacità praniche, esperienze personali, tecniche base di panoterapia. Quindi tu parli anche praticamente di contatti con l'energia attraverso gli oggetti inanimati. Quindi tu parli anche. E in questo, in che cosa si sviluppa questo, Andrea? Si sviluppa della conoscenza che sono antiche, viene dall'antica Grecia, dai faraoni, questa esperienza qua, con una crine di cavallo, un sassolino o qualcosa, andavano a cercare i metalli, andavano a cercare sottoterra cose, andavano a cercare le persone, andavano a cercare, cominciavano già a usare questo tipo di metodo che sarebbe il pendolino, poi, che è un tramite, un'energia pranica che tramite il pendolino poi a riuscire a individuare anche con una mappa, ad esempio quando hai cominciato a capire come funziona, che non è il tuo conscio che lo fa muovere, che io spiego la tecnica, quindi spiego a cosa serve, è un indicatore che può darti un aiuto veramente importante anche per le persone scomparse, queste cose qua, o per oggetti o per cose che tu hai bisogno di sapere. Anche sul corpo umano può darti delle sensazioni dove la persona ha degli sbalzi di energia, dove la persona sta male. Lui può indicarti giustamente con dei movimenti particolari automatici che vengono emanati dal tuo corpo, che vengono individuati perché diventi un catalizzatore, diventi come una batteria, polo positivo, che si viene come attratto e non attratto da questa cosa. Quindi vieni a capire dove è il problema, e io insegno queste cose. Il secondo giorno, nel secondo incontro, tu parli del potere della mente, la legge dell'attrazione, meditazioni spirituali, vedere e ascoltare, la dimensione energetica dell'aura, come vedere l'aura, ed esercizi pratici. Praticamente, veramente una miscellanea di grandi temi, di temi molto forti. Ecco, per esempio, partiamo dall'aura. Vedere l'aura. Quali sono le tecniche? Cioè, dacci qualche accenno di che cosa succede. Vedere l'aura. Tanto per far capire alle persone che ci tutti possiamo accedere a vedere l'aura. L'aura ce l'abbiamo tutti, qualsiasi animale, tutto in natura ha un'aura. Tutto è stato dimostrato scientificamente che una foglia e il suo contorno, visto con dei macchinari particolari, emana una luce particolare, emana dei colori particolari, dei colori che è l'energia della pianta. E noi abbiamo anche noi i nostri colori, abbiamo dei colori molto importanti. Se uno riesce a distinguere l'aura di una persona, è molto importante, perché dai colori capisci dov'è la malattia, cioè no, dov'è la malattia, dov'è la carenza della persona, dove sta male, dove hai problema. Secondo il colore, poi ho dato dei nomi ai colori io. Quindi so, quando vedo l'aura di una persona, perché riesco a capire, vedo come dei colori sul corpo che sono un po' sfocati, o c'è come un impulso che esce fuori di un altro colore. Quindi io capisco che c'è un altro problema. L'aura si può vedere solamente con delle meditazioni e con delle specifiche inoltranze di un sistema che io adopero per capire come si fa ad accedere, perché ci vuole tanto una meditazione, una preparazione. Non bisogna avere niente nel corpo, nessun oggetto, bisogna portare un vestito di cotone bianco possibilmente, e non mangiare niente, perché se noi mangiamo qualcosa, per esempio faccio un esempio, mangi o ti bevi un succo di carota, la tua aura va a assumere il colore della carota.
Quindi vedrai un'aura arancione che non ha niente a che fare col tuo corpo fisico, etereo e spirituale. Quindi insegno queste tecniche. Certo. Leggo poi ancora la legge dell'attrazione. Legge dell'attrazione, ce la puoi sintetizzare un attimino, cioè che, indagare la legge dell'attrazione è bellissimo. Hanno fatto anche un film in America su questo, su questa, su questa, su questo coso qua, che è stupendo da, da guardare. Io mi sono documentato molto e ho imparato molto. Praticamente, noi siamo individui che siamo talmente fragili, talmente invulnerabili, che ci basta una persona che ci dica qualcosa di negativo o di brutto, o che ci tratti male, per soffrire. C'è chi lo fa vedere, c'è chi non lo fa vedere, c'è chi se lo tiene dentro anche per mesi questa sofferenza, e vive male. Cosa succede? Scatta nel tuo corpo, nella tua mente, nel tuo conscio o inconscio, scatta una molla di autodifesa, che tu cominci a star male, cominci a vedere le cose negative perché hai ricevuto solo negatività. E quindi i tuoi pensieri non sono più positivi, ma sono negativi, con sensi di colpa, con autodistruzione fisica, perché uno comincia a bere, uno comincia a star male, uno comincia a lasciarsi andare. Subentra la legge dell'attrazione. Cos'è? Quello che tu attrai, sei. Quindi quello che tu chiami, quello che tu vuoi essere, lo sei. Noi partiamo dal positivo, quindi se io voglio attrarre qualcosa di positivo a me, voglio attrarre persone positive, io devo solamente pensarlo, ogni giorno, deve essere come un rito, è una cosa ritualogica, ci si mette davanti allo specchio, io sono una persona sana, oggi è un giorno bellissimo, stupendo, mi sento bello, mi sento una persona carica, per quello che sto quando dico sono veramente bello, perché mi sento veramente io così, e quindi attraiamo a noi persone tutte belle, è difficile che vicino ti arrivi una persona che non è bella, se tu hai questo pensiero, ma puoi attrarre anche altre cose, perché se tu hai qualche desiderio che non è fisico, attrai tutto. Se tu vuoi attrarre più fortuna, che ti arrivi una fortuna, che ti arrivi più fortuna come persona, come individuo, ti arriva anche quella. L'importante è capire il meccanismo di attrazione, dire ogni giorno, come dire una preghiera, dire un mantra, del mantra dell'attrazione. Io voglio che succeda questo, io voglio che vengano a me persone, io voglio che quella persona mi chiami, io voglio incontrare quella persona. Tutte queste cose si avverano in pochi giorni, in poche ore. Però molto interessante e molto bene. Noi siamo abituati a stare male e quindi viviamo nel male, e quindi è più facile a star male che a star bene, perché siamo più negativi che positivi. Io voglio imparare alle persone a cambiare, quindi sto insegnando questo. Prego, Vittorio. Andrea, nei tuoi corsi la terza giornata tu la dedichi a come sentire l'energia tramite gli oggetti, alla telescrittura, alle prove di telescrittura, e poi ovviamente come cambiare la vita al meglio. Questo un po' ce l'hai accennato adesso con il pensiero positivo, diciamo, con il concetto del pensiero positivo. E invece la telescrittura, quali sono, anche lì un accenno, quali sono gli approcci che hai con la telescrittura, da divulgare ai tuoi frequentatori? C'è un approccio molto particolare, perché non tutti sono talmente sensibili da poter fare certe cose, perché si va a toccare un mondo invisibile. Io parlo del mondo invisibile, quindi anime invisibili, anime che noi non vediamo, non sentiamo, e tramite loro abbiamo questo accesso. Però per dimostrare che questo esiste si usa la telescrittura, si usa appoggiarsi una penna nella mano, che dovrà stare attaccata proprio come ci fosse una calamita. Questa energia di questa calamita è come se tu incontrassi, cioè tu entrassi dopo una meditazione, dopo i miei insegnamenti, in contatto con la tua anima spirituale. La tua anima si apre e fa entrare la spiritualità, che possono essere delle entità spirituali, che ti danno dei consigli spirituali, che ti fanno capire in che mondo stiamo vivendo, che ti danno delle nozioni di quello che dovrà essere, ma tutto diventa spirituale. Quindi più uno è aperto, più uno è spirituale, più uno è positivo, più accesso a questa tecnica che io insegno.
perché poi c'è il problema quando queste penne cominciano a partire da sole, che si comincia a scrivere, c'è il problema del nostro conscio e inconscio che va a pescare le negatività, le positività, le gioie della vita, i malumori, le cose, tutto quello che ci circonda, che ci fa soffrire, che ci fa star male, quindi va a indurre il pendolo a muoversi come vuole lui. Quindi io devo spiegare quando è la spiritualità o quando c'è l'eccesso del tuo conscio che va a interrompere questa cosa e quindi non sei più tu. Quindi ho fatto questa scuola per questo motivo. Ok, Vittorio? Ottimo. Quindi praticamente frequentando il tuo corso... Sì, sì, io ti sento. Sì, sì, tu mi senti? Pronto? Bene, bene, sì, sì, ti sento. Andrea? E ti sento, ti sento. Sì, ti ho sentito perfettamente. È tutto molto chiaro, sei arrivato forte e chiaro. Ti ho sentito molto bene. Quindi tu praticamente con questo corso, con 3 giornate, tu riesci a dare un quadro completo, nozioni complete su questi temi che abbiamo appena affrontato. Io ci leggo, do le basi per cominciare. Certo, certo. Ti leggo un messaggio di Isabella Schiavone, una nostra cara amica, che dice: ciao Vittorio, Andrea, ciao Isabella, mi collego solo ora. Interessante conversazione. In che modo possiamo far avverrare i nostri desideri? Con un approccio positivo? È quello che abbiamo appena detto praticamente. Lo possiamo ribadire? Con la legge della si fa con la legge dell'attrazione, pensando ogni giorno, deve essere una ritualità. Sì, pertanto pensiero positivo, pensarlo positivo e il fatto di richiederlo, perché alla fine arriva. Sì, arriva, 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 arriva. Andrea, siamo agli sgoccioli, perché tra 4 minuti praticamente concludiamo il nostro collegamento. C'era un messaggio che volevo mostrarti ancora, perché stanno arrivando messaggi in continuazione. Ci scusiamo con coloro che ci hanno scritto e non riusciamo magari poi a rispondere proprio a tutti, ma credetemi, c'è una lista infinita di messaggi e mi cresce veramente non poter accontentare tutti nelle risposte. Romina Fagan: grazie Andrea, perché da anni ogni volta che nella mia famiglia o a persone a me care c'è stato qualcuno in difficoltà, tu l'hai aiutato. Io ti ringrazio immensamente, ciò che riesci a fare è talmente bello che a parole non è facile spiegare. E allora, prova a spiegarlo tu in chiusura, Andrea. Loro riescono magari a spiegare questo senso di ringraziamento, però cosa viene loro occhi quando alla fine... È la sofferenza che io vedo. Quindi quando una persona non ha più una linea dove andare, perché ormai è già stata scartata da tutto il mondo che la circonda, e io divento l'ultima spiaggia, quindi praticamente mi danno la loro vita in mano, e quindi io non posso abusare di questo grande dono che loro mi fanno. E quindi quando io riesco ad arrivare al problema e che riesco a portare alla luce questa cosa, la persona diventa un angelo, diventa una cosa che fa parte della mia vita, non potrà mai dimenticarsi di quello che io ho fatto per loro, mai, perché fa parte di me. Ah, ci credo. Ci Hai credo, capito? Certo, assolutamente. Andrea, un'ultima cosa, tu fai anche collegamenti a distanza, giusto? Quindi le persone ti possono raggiungere anche collegandosi a distanza con te. Sì, invia come in video, in WhatsApp, in videochiamata. In conferenza, sì, sì. Comunque sì, attraverso lo strumento online, quindi riescono a collegarsi con te. E tu quindi dai anche la possibilità alle persone di poterti raggiungere se sono molto distanti e quindi poter avere un colloquio con te. Sì, già lo facciamo, lo faccio già da parecchio tempo, e quelli che non riescono a raggiungermi o che sono anche da fuori Europa... hanno la possibilità di contattarmi, stare quella mezz'ora, 40 minuti, dopo dipende, insomma, tre quarti d'ora, dipende la situazione, per poter chiarire delle loro difficoltà. E io ho accesso a queste cose che io ho accesso, che voi già sapete tutti, e quindi do delle nozioni di vita e di speranza positive, senza prendere in giro nessuno, perché il mio lavoro consiste sempre, io non sono un medico, non sono nessuno, perché non ho mai studiato medicina, non voglio rubare niente a nessuno, però quello che do, lo do con tutta l'anima, con il mio cuore, quindi non ho mai approfittato di nulla, anzi regalo più che togliere.
Quindi per questo mi vogliono bene, per questo si fa fatica a parlare male di Andrea. Tu sei un sensitivo e un canalizzatore, tu sei una persona che dà la sua energia e ne hai tanta per il bene degli altri. E questo è chiaro dai messaggi e dalle testimonianze che stanno piovendo e che sono piovute in questa diretta. Andrea, noi siamo veramente in chiusura, le ultime battute. C'è qualcosa che vorresti ricordare, un qualcosa che vorresti sottolineare in questo momento? No, che continuiamo così, continuiamo tutti quanti in questo periodo brutto che ci sta aspettando, in questo periodo particolare di quello che ci sta succedendo. Io vi prego di essere tutti uniti, di capire che prima o poi una fine c'è per tutto. Dopo una grande guerra arriva diciamo sempre il sole, arriva sempre la vita, tutto riprenderà, tutto ritornerà come prima. Si tratterà di aspettare molto poco, mesi, però abbiate fiducia in se stessi, abbiate fiducia in quello che io vi dico, che vedrete che le cose si stanno sistemando. Un cambiamento sta arrivando, grande, grande per tutti, e siamo tutti messi alla prova ogni giorno su tantissime cose, quindi i forti, le persone che avranno fede, fiducia, carismatiche, che avranno voglia di spaccare tutto, saranno l'arca di Noè famosa, quindi dobbiamo essere a milioni, a migliaia, per poter affrontare questa cosa. Positività e ricordarsi che tutti siamo uniti. Un grosso abbraccio, scusatevi, sono un po' dislessico ogni tanto. Un grosso bacio da Andrea il Bello, e vi mando energia positiva a tutti. Vittorio, io devo sempre ringraziarti perché sei un tutor importante per me. E grazie di tutto e ti ringrazio, buona serata. Andrea, tu sai che sei nel mio cuore, che ci vogliamo bene, ed è una cosa importante questa grande amicizia e unione che ci lega. Verrò a trovarti prestissimo, perché sai, sì, ti aspetto, che voglio passare con te dei momenti piacevoli. Arrivano dei grandi messaggi. Enrico Nardi, ringrazio Vittorio per la capacità di gestire l'intervista con estrema chiarezza. Questo non c'entra niente, non lo faccio per me stesso. Grazie comunque Enrico Nali, grazie veramente. E vedo ancora, ecco, chiuderei con questo messaggio veramente che ho visto poco fa, che è praticamente questo: tre manine congiunte ed un cuoricino di Stefania Germini, che vuol dire un grazie, che sintetizza l'entusiasmo e l'affetto di tutti coloro che sono collegati questa sera, e tutti coloro che, pur non riuscendosi a collegare, sono stati vicino a te, ti sono vicini durante le tue attività. Andrea, dove ti si può raggiungere? A Preganziol, in piazza Vittorio Bachelet, 6A, telefonando al 04... Perfetto, 0422 63 33 57. Ecco, lo vogliamo ripetere il numero di telefono, magari per coloro che vogliono annotarselo? 0422 63 33 57. Vi risponderà la mia segretaria, fuori che è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 6 di mattina fino alle 2. Andrea, un salutone a tutti, grazie ancora, un abbraccio e buona serata. Vai con la sigla. Grazie a tutti, grazie. Ciao, ciao.